Rimessa lunghissima verso Fantin. Piscopo però capisce tutto. San Giovanni per Vianello. Ottima prestazione del capitano nel primo tempo. Cardin si fa vedere Di Carlo. Vediamo se riesce ad accelerare. Supera con grandissima facilità un avversario. Vuole l'1-2 con Araboni che lascia passare. Franciosi è libero, Cipracca. Franciosi, la posizione regolare. Ancora Cipracca davanti al portiere. Il tocco dentro Araboni! Il Toro, il Toro, il Toro, il Toro, il Toro! Azzanese 0, Triestina 1! È il gol che tutto sommato merita l'Unione. Esplode l'incitamento della Furlan, zittendo il pubblico di casa. La lucidità di Matteo Cipracca sulla giocata di Franciosi respinta da Gorgato, con Cipracca che già forse chiamava palla quando Aladino ha trovato l'ottima sponda di Araboni. Stavolta il Toro non sbaglia, una gli è già capitata da quella distanza lì e l'ha ciccata, la seconda invece è buona e dà il vantaggio l'Unione al sesto minuto e 30 secondi. È stata una grandissima ripartenza avviata da uno dei soliti ormai numeri con grandissima rapidità di Lorenzo Di Carlo Cuttone, che lascia sul posto il diretto avversario. Il tocco per Araboni sembrava voler chiedere un 1-2 al Toro, invece sapiente finta di Araboni per Franciosi. Controllo e destro a giro, Gorgato non perfetto, ingannato dall'effetto del pallone e forse anche un po' dal vento. Mentre Perin vuole giocarsi anche l'ultimo cambio, nell'Unione invece potrebbe essere Luca Monti il primo. Vediamo adesso che è andato in panchina, si sta mettendo i parastinchi. E allora prepariamoci a un quarto d'ora di grande elettricità. Intanto Cipracca con un colpo di tacco straordinario. Franciosi in mezzo a due, prova ad andarsene. Aladino, Gorgato e la palla in rete! Aladino! Gorgato a muso duro dall'assistente, signori, a occhio nudo, anche se di 2 centimetri, la palla sembrava entrata per intero. E espulsione di Gorgato, Aladino Franciosi, gol dello 0-2, Azzanese in 10, signori. Ipoteca più decisiva di questa non poteva esserci. Lorenzo Campanale, 5 con Aladino, della capocurva della Furlan. E finalmente Aladino ritrova il gol nella partita che lo rivedeva in campo dal primo minuto. Gorgato ha sfoderato un intervento straordinario su Franciosi, ma poi la palla è entrata, di pochissimo, ma è entrata, c'è poco da fare. Gorgato, per evitare la figura, ha provato a farsi giustizia con un atteggiamento a dir poco deprecabile e va anzitempo negli spogliatoi. Azzanese in 10, Triestina avanti 2-0. Signori, gioco, partita, incontro, o giù di lì. Il gol di Aladino che ha provato a sfondare in percussione. Stai buono, stai buono. Noi ci prepariamo ai playoff sperando di poter lasciare al più presto questi lidi che non appartengono a una tifoseria così spettacolare come quella labardata. Anche oggi 10 spanne soprattutto. La partita però, signori, non è finita, l'Unione vince 2-0 e ha un uomo in più, quindi condizioni pressoché ideali per portare a casa i 3 punti. Però attenzione perché c'è il gol dell'1-2. Non volevamo tirarla, arriva il gol di Paciulli al minuto 36. Qui un po' addormentata la retroguardia della Labarda, addirittura ammonizione del Mestre che non permette forse ai giocatori di Perin di recuperare subito il pallone. Episodio che non ci voleva su un calcio piazzato, l'unico episodio che poteva riaprire la partita. L'Unione subisce il gol momentaneamente in 10 con Vianello che chiedeva di poter rientrare in campo prima della punizione. Azzaro non lo accontenta, un buco in più quindi a centro d'area di rigore. La rete è stata realizzata da Paciulli. Rilancio lungo di Visalli, un po' ciccato di Carlo, bravissimo su Fantin. Poi Zusso mette a terra, distribuisce bene adesso per Venier. Occhio a Paciulli che prova a seminare Piscopo. Paciulli resiste a una carica, la serie di finte, ancora Paciulli, vuole il doppio passo, cerca il fondo, il cross sul secondo palo, Vianello. Non ci sarebbe arrivato Fantin, applausi per Paciulli da parte del suo pubblico, questa è stata una ottima giocata. Mentre
il 90esimo è andato mentre esce Cardin per il terzo cambio alla Bardato dentro Potenza. Cardin che chiaramente dopo sei mesi di assenza dei campi al minuto 90 accusa un po' di stanchezza. È dentro quindi Potenza, questa parte finale. Chiamano lo schema i ragazzi di Perin da calcio d'angolo. Adesso arriverà il cartello col recupero. Attenzione però, prima al calcio d'angolo arriva il fischio dell'arbitro, la palla che spiove verso Fantin, resta dentro l'area di rigore e il gol. Gol strepitoso di Venier. Siamo al 91esimo. Arriva il gol, davvero un golasso di Venier. Da calcio d'angolo, serie di rimpalli, la palla si ferma lì e trova la coordinazione, l'unico spiraglio possibile, il giocatore in maglia numero 3. Il pubblico triestino, nonostante le ennesime provocazioni, risponde con un applauso agli avversari, dando ulteriore lezione di tifo. L'Unione però si fa recuperare due gol con un uomo in più e questa è una cosa che non deve succedere, o meglio sta capitando adesso e tutto sommato ai fini della classifica e del risultato finale non cambia nulla. Bisogna però registrare questa cosa in vista playoff.